Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un fumetto che partecipa al blog tour di Bau Publishing dedicato alle città viste dall'alto, questa collana a cui appartiene non soltanto il fumetto di cui vi parlerò oggi, ma diversi titoli. In particolare questo blog tour è focalizzato su tre fumetti. Il primo è Ricomincia da qui di Steti Rasso, c'è inoltre la quarta variazione di Albei Longo e il fumetto di cui vi parlerò oggi è Come quando eravamo piccoli di Jacopo Paliaga e French Carlomagno. Vi consiglio di seguire tutte le tappe di questo vlog tour che trovate qua sotto in descrizione perché al termine, ovvero il 23 dicembre, verranno estratti tre vincitori che potranno vincere tre copie appunto di questi fumetti più relativo sketch. Per partecipare a questo fantastico giveaway vi basterà mettere mi piace alla pagina Facebook di Bau Publishing, seguire tutte le tappe del blog tour ed essere quindi iscritti ai relativi blog o canali YouTube, commentare ogni tappa, condividere il blog tour sui social e infine compilare il form con i vostri dati che trovate linkato qua sotto in descrizione. Come dicevo all'inizio, questi fumetti precedenti due sono editi da Bau Publishing al prezzo di 16 euro e sono in copertina flessibile. Innanzitutto questo è un fumetto totalmente italiano ed è il primo romanzo grafico di questi due autori che io già conoscevo perché ho letto la loro webcomic Aqualung, quindi non vedevo l'ora di leggere questo fumetto perché i disegni mi erano piaciuti tanto, così come la storia, ed ero molto curiosa di vedere qualche cosa di diverso. Questo fumetto ha per protagonista Pietro, un ragazzo che ha fatto successo in America e che ha fatto una serie TV famosissima. Torna però in Italia perché si è appena lasciato con la fidanzata che è protagonista di questa serie TV e con cui stava da 5 anni. Pietro si trova a un punto della sua vita in cui non sa che cosa fare, si sente un po' perso, non sa più come vivere la vita e quindi torna in Italia dalla sorella Rebecca. Questo fumetto già dall'incipit si dimostra essere una lettura veramente molto forte e poetica. Ve lo voglio leggere perché secondo me è un incipit fantastico. Una volta mio padre mi ha detto che le cose brutte accadono per insegnarci a riconoscere le cose belle. Ecco, forse avrebbe dovuto dirlo anche a Sophie. Non so se sono stato io la sua cosa brutta o lei la mia cosa bella o viceversa. Fatto sta che, credetemi, da quando lei ha deciso di piantarmi, di cose belle ne sono successe ben poche. È un fumetto che mi ha colpito veramente tanto perché parla principalmente di vita ed è una storia in cui tutti noi possiamo vederci, perché bene o male a un certo punto della nostra vita tutti noi ci siamo ritrovati a dire «E adesso che cosa faccio?». Mi è piaciuto molto che Pietro in questo momento di difficoltà, di buio, scegliesse di tornare dalla sorella, perché io ho una sorella e quindi mi sono rivista tanto nel loro rapporto fratello e sorella e l'ho trovata una cosa molto intima, molto profonda e molto vera, reale. Rebecca alla fine è sempre stata un po' la spalla di Pietro, si sono sempre supportati un pochettino a vicenda, soprattutto quando erano bambini, e ritrovare questo rapporto così intimo, così personale, mi è piaciuto veramente tanto. È un fumetto che parla anche molto di amore, amore verso un'altra persona, ed è qui in Italia che Pietro ritroverà l'ispirazione, ritroverà la voglia di vivere, di creare qualche cosa, e l'ho trovato un viaggio veramente molto interessante, molto introspettivo, però bello. Lancia veramente un messaggio secondo me molto positivo e molto bello, perché nonostante i momenti bui che possono capitare a tutti, nonostante i momenti di smarrimento, di delusione, di amarezza, tutti noi abbiamo la nostra via, tutti noi siamo destinati ad essere felici. C'è chi ci arriva prima, c'è chi ci arriva dopo, e l'ho trovata una cosa veramente molto confortante e dà veramente speranza. Si parla quindi anche di amore verso se stessi, di darsi importanza, di coltivare i propri sogni, le proprie passioni, di non mollare essenzialmente. Il modo in cui viene raccontata questa storia mi ha colpito particolarmente perché appunto Pietro è un ragazzo che fa serie TV e la storia è narrata come se fosse una serie o un film, non solo per la divisione dei capitoli, per i titoli, ma anche per le scene, le inquadrature, le vignette che fanno molto cinema, per non parlare poi dei tantissimi riferimenti a film o serie TV famosissime che hanno un po' segnato anche la mia, non dico infanzia, ma un po' adolescenza, tipo quando ho visto Ryan di Oh sì, ho detto no, che bello, perché è una di quelle serie che ha segnato un po' quella che è stata la mia adolescenza. Però comunque, a parte questo, ci sono tantissimi altri riferimenti che mi sono piaciuti molto.
Per intenderci, i capitoli sono suddivisi in questa maniera e l'ho trovata una cosa molto particolare, diversa e soprattutto a tema con la storia e anche con quella che è la vita, la passione di Pietro. Quindi è un fumetto veramente molto personale anche a livello di struttura. I disegni e i colori di questo fumetto mi sono piaciuti veramente tantissimo. Questo perché i colori sono sempre ben bilanciati, abbastanza tenui e questo finish opaco a me piace veramente da impazzire perché mi ricorda molto le cartoline, soprattutto nelle scene in cui si vede la città, gli edifici. Sembrano delle vere e proprie cartoline ed è una cosa che mi ha affascinato veramente tanto. I personaggi mi sono piaciuti tanto. Non solo a livello caratteriale, ma proprio come sono disegnati, perché sono una via di mezzo fra una persona vera, reale e un cartone animato, quindi da una parte ti puoi rivedere tanto in quel personaggio, sia per come si comporta, sia per i temi trattati, ma soprattutto a livello proprio visivo ti rivedi come persona, da un'altra parte invece sembra quasi una favola, come se fosse un film o una serie TV appunto che si sta seguendo piano piano. Nonostante sia un fumetto che parla principalmente di vita, di amore, di rivalsa, temi comunque molto affrontati nella letteratura, non è una storia scontata o già vista e rivista. Sono arrivata alla fine comunque col fiato abbastanza sospeso ed ero molto tesa emotivamente perché sono riuscita ad entrare molto in connessione con questo fumetto, con la storia, mi sono rivista veramente tanto, quindi verso la fine c'è stata una grandissima scarica emotiva che mi ha anche un po' commossa. In generale questo fumetto mi è piaciuto veramente tantissimo, l'ho trovata una lettura molto piacevole ma soprattutto emozionante, una di quelle letture che appena chiuso il fumetto non ti fa dire ok, continuo con la mia vita. No, secondo me ti lascia qualche cosa, ma soprattutto ti fa riflettere. Ed è una cosa da non sottovalutare quando si legge sia un libro che un fumetto, secondo me. Ed è quello che fa la differenza fra una lettura qualsiasi e una lettura invece importante, che poi ti porterai dietro. Inoltre, secondo me, è un fumetto bello da assaporare poco alla volta. Non dico un episodio alla volta perché è difficile resistere così tanto, però leggendo magari un paio di episodi alla volta, secondo me si gusta ancora meglio. E niente, io non posso fare altro che consigliarvi questa lettura perché mi ha mandato un messaggio veramente molto forte e positivo che vorrei arrivasse veramente a chiunque, soprattutto se siete in un momento particolarmente buio, triste, in cui magari non sapete che cosa fare, questo potrebbe darvi sicuramente conforto. Fatemi sapere nei commenti se avete letto anche voi questo fumetto, nel caso che cosa ne pensate, oppure se vi incuriosisce, se ne avevate sentito parlare o meno, se lo state scoprendo adesso con il blog tour, insomma, fatemi sapere la vostra opinione al riguardo. Se volete scoprire qualcosa di più sia su questo fumetto che sugli altri due che vi ho appena mostrato, mi raccomando andate qua sotto in descrizione per vedere le altre tappe del tour. Sempre qua sotto in descrizione trovate inoltre tutte le regole per poter partecipare al giveaway e avere quindi l'opportunità di vincere sia un fumetto che uno sketch. Vi ricordo inoltre che ci saranno ben 3 vincitori, quindi andate a controllare. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!